a tutti, amici dei senza giacca e della pancia del tifoso. Salernitana-Cagliari si è conclusa ieri con un 2-2, un pareggio che insomma dal punto di vista della classifica non serve veramente a niente, almeno per la Salernitana. Ma non credo che il Cagliari stia sputando per questo punto guadagnato a Salerno, insomma non serve a nessuno di E per quanto riguarda la partita, è stata di una noia mortale fino al circa 75esimo, 80esimo, veramente una cosa indegna. Un livello tecnico scadente, passaggi sbagliati, errori su passaggi di 10 metri, insomma veramente ci voleva un bello stomaco, anzi a questo punto sarei dire una bella pancia del tifoso per guardarsela questa partita. Poi insomma complice il livello scadente e le sostituzioni che hanno abbassato ancora di più il livello, gli ultimi 10 minuti perlomeno sono stati divertenti e pieni di emozioni perché il Cagliari è andato in vantaggio, la Salernitana ha guardato il pareggio. Hanno battuto la palla al centro e hanno segnato di nuovo quelli del Cagliari. Abbiamo trovato un Mani in area, un malandrino di Viola che pochi secondi prima aveva segnato per il Cagliari e quindi abbiamo pareggiato allo scadere. E poi a pochi secondi alla fine abbiamo avuto addirittura un'altra occasione per vincerla 3-2. Tribante, quello dell'algoritmo, non ci è riuscito a segnare da pochi metri. In realtà non ha calciato nemmeno come un calciatore. Comunque, a parte questo momento, questi 10 minuti di divertimento puro e di emozioni incontrollate, ieri è andata in scena veramente una pessima Salernitana. Salviamo il risultato, salviamo la voglia di raggiungere il pareggio nonostante fossimo andati in svantaggio, salviamo che forse Inzaghi ha portato un po' di quella sua voglia sfrenata di cercare sempre il gol, e negli ultimi minuti diciamo che si è vista la mano di Inzaghi, diciamo così. Salviamo che se non fosse andata così adesso saremmo 3 punti, avremmo insomma dato una vittoria al Cagliari a Salerno, avremmo dato vita al Cagliari e noi saremmo praticamente morti a retrocessi. Però oltre a questo non possiamo salvare più niente. Primo tempo e metà del secondo tempo inguardabile, Salernitana confusionaria, centrocampo in confusione totale, dicevo prima, passaggi sbagliati. Venuto a mancare anche quel poco di fraseggio che si vedeva prima con Paolo Sosa, non c'era un'idea di gioco, non c'era una idea ben precisa di quello che si doveva fare col pallone tra i piedi. E alcuni calciatori tipo Cabral, che comunque ultimamente si erano distinti ieri veramente male male, un altro male male per esempio Castanos, che in effetti però dall'inizio del campionato non mi sembra abbia mai brillato. Inzaghi ha schierato la difesa a 4, ha tolto la difesa a 3 di Paolo Sosa, Mazzocchi a 3, a 4, a 7, a 9 non ce la fa di nessuna maniera a disputare una buona prestazione. Fazio, Inzaghi ha ripescato Fazio, lo ha messo in difesa, probabilmente perché in questo tipo di partite ha pensato che potesse esserci utile la sua esperienza e la sua, insomma, indubbia carriera e così è stato, ha fatto un'ottima partita, ma forse è stato anche il migliore in campo. E niente, sembra che pure Inzaghi stia cercando di capirci qualcosa. Speriamo che riesca a capire, però ieri mi sembra che la situazione
sia stata veramente tragica. Non riuscirei a definire quale sia il problema più grave. Siamo molto delusi. Così non ci sono speranze di salvezza. Non lo so, bisogna attendere e sperare che Inzaghi, ma soprattutto il mercato, ci dia qualcosa, anche perché si avvicina la Coppa d'Africa e se ne sta per andare via un'altra volta. Ieri una doppietta, un rigore al 95esimo l'ha messo sotto la traversa, insomma. Questi sono giocatori che non si trovano così a buon mercato. Vabbè, ragà, un saluto a tutti dalla penultima in classifica. Arrivederci.